Buonasera, allora a tu per tu, torniamo con queste trasmissioni con l'anno nuovo, con un vecchio amico Roberto Melchiorri, che è qui nella qualità di esperto, perché forse qualcuno sarebbe già scordato, ma ha dato il sangue e la vita per 37 anni all'esattoria. E quindi chi meglio di lui ci può raccontare come dovrebbe funzionare la rottamazione delle cartelle? Perché oggi c'è anche il commento dell'assessore Tuoro. Ci eravamo già pronti, siamo pronti, però ancora non si vede niente, mentre dovrebbe valere la legge nazionale, io parlo sempre con dubitativo, che vale per tutto, no? Il 31 marzo uno dovrebbe presentare l'eventuale richiesta. Sì, buonasera a tutti. Insomma, questo è un argomento abbastanza spinoso. In tanti parlano, però effettivamente è di difficile spiegazione. Partiamo subito da un concetto che con una legge del governo è stato stabilito che possono venire rottamate tutte le cartelle in possesso di Equitalia, che sono arrivati ad Equitalia entro il 31 dicembre 2016. Quindi tutte quelle cartelle possono essere rottamate, ma rottamate significa che non è che non debbono essere pagate interessi, oneri, accessori, maggiorazioni, eccetera, eccetera. Si paga la cosiddetta sorte, pura e semplice. In questa legge è previsto che i comuni hanno facoltà di aderire a questo condono. La legge che è del governo centrale può essere assunta anche dai comuni. In questo caso il comune di Civitavecchia dovrebbe assumere una decisione di fare anche lei questo condono, questo mini condono. Ad oggi, a parte tutte le chiacchiere che sono state fatte, questo mini condono non è stato fatto. Quindi non è stato decretato, perché tra l'altro deve passare in consiglio comunale, mentre al governo è stato votato dai parlamentari, qua deve essere votato in consiglio comunale. Leggevo oggi l'articolo a cui facevi riferimento della Tuorlo, che questa volta devo dire è abbastanza precisa nella parte iniziale, poi dopo prende una toppa colossale quando dice non c'è fretta. Allora io attraverso questi microfoni proprio vorrei ricordare alla Tuoro che la fretta è per quei cittadini che hanno ricevuto o la messa in mora o l'ingiunzione, perché con una messa a mora o con un'ingiunzione scaduta o che sta per scadere, sarebbe bene che arrivi la notizia che il comune aderisce al condono, in modo che tutte queste cose vengano automaticamente sospese. In caso contrario, dovrebbe sospendere tutte le ingiunzioni in corso, ne sono arrivate tantissime, specialmente quelle della TIA 2011, che se riprendiamo a parlare della TIA 2011 è stata una vera truffa fatta ai cittadini di Civitavecchia e che se ne debbono prendere la responsabilità la vecchia amministrazione perché l'aveva messa, ma la nuova, l'attuale amministrazione, perché se qualcuno forse se l'è scordato, probabilmente non ha seguito bene l'iter. C'era stato un ricorso contro questa TIA da parte di, se non vado errato, da parte della Confcommercio, un ricorso al TAR. Il TAR aveva sospeso la riscossione della TIA. Il comune ha fatto un ricorso al Consiglio di Stato, l'attuale amministrazione, per cercare di annullare la decisione del TAR. E il Consiglio di Stato ha annullato la decisione del TAR, ma non perché era sbagliata la decisione del TAR, ma perché era sbagliata, non era di competenza del TAR, essendo considerata una tassa e quindi doveva essere decisa dalla Commissione tributaria provinciale. E qui ci si ricollega a tutto il discorso vecchio se era una tassa o una tariffa, a tutto il discorso che vedeva che praticamente se era una tassa non poteva essere aggiunto l'IVA, se era una tariffa poteva essere aggiunto l'IVA. Il comune di Civitavecchia dal 1998, quando ancora in pochi avevano fatto la trasformazione a tassa, ha aderito subito a fare questa trasformazione a tariffa, ha
applicando l'IVA, ma ti dico di più, 10 di noi, per esempio, 10 nostri associati hanno fatto ricorso contro l'applicazione dell'IVA. Il giudice della pace gli ha dato ragione, addirittura ci stanno 10-9 cittadini che sono dei nostri, fatti dal nostro avvocato, che hanno avuto indietro l'IVA. Pensa di quanto è complicata questa situazione e come dovrebbe essere affrontata con molta più serietà. Ecco, però diciamo questa tua precisazione, dove anche questo governo 5 Stelle ci ha messo il suo zampino e, sì, quindi, sì, e quindi è come minimo corresponsabile come quello di Tidei, mi pare nel 2011 era Tidei. La delibera è del 2013 ed era Tidei, il riferimento all'anno della tassa era 2011. Quindi c'è sempre lo zampino di chi in ultima analisi decreta il pagamento o decreta la continuazione degli atti. È inutile pensare di farla franca dicendo questa cosa mi proviene dalla vecchia amministrazione. No, in 30 mesi se rinnovano i rapporti mondiali fra le nazioni, fra tutti, se va sulla luna, figuriamoci Putin con l'America, figuriamoci se in 30 mesi come è cambiato, se in 30 mesi non si riesce a annullare una cosa, se uno politicamente la vuole annullare, perché poi l'atto di indirizzo di un'amministrazione che è diversa dall'altra, perché un'amministrazione fa una cosa, un'altra ne fa un'altra. Se quella che subentra fa le stesse cose di quella che è uscita, io penso che sia tutto da rifare, perché allora non valeva la pena nemmeno come cambiare. Come diceva qualcuno, stiamo solo parlando di fuffa. L'altra cosa invece gravissima, credo, è il discorso dei tempi, perché è vero che tu puoi dire che c'è tutto quello che vuole, ma se io devo aderire entro il 31 marzo dovrei sapere pure quello che devo pagare, perché come hai detto tu non è che viene cancellata la tassa, vengono cancellati gli oneri accessori, quindi rimane la cosiddetta sorte. Quindi io devo capire quanta sorte c'ho, perché poi non è che la posso diluire in 30 mesi. Sì, no. La devo diluire in 5 6 orte. Nell'ingiunzione. Perché qualcuno ha già aderito a qualche condono Equitalia che ha diviso questa somma in 30 mesi, in 18 mesi. Sì. E quella tu paghi quei 50 euro per 18 mesi e hai messo a posto quello. Oggi se uno volesse rottamare anche quelle cartelle ridurrebbe una piccola cifra di interessi, però poi le deve pagare 5 volte. No, ogni condono fa storia a sé. Questo però questo, dice che va pagato il 70% va pagato entro il 2017. Ma questo dovrebbe essere collegato all'eventuale entità della cifra, il tutto dovrebbe essere. Ma per un condono fatto dall'amministrazione le modalità, i tempi, dentro i tempi generali, vengono dettati dall'amministrazione medesima. E siccome in questa situazione, ecco, se parliamo della TIA straordinaria, è ben delineata la sorte da tutti gli altri oneri accessori, tanto è vero, se uno io c'ho davanti, le ingiunzioni stanno arrivando con anche 150 euro in più stanno arrivando, questo l'ho scritto parecchi giorni fa, per esempio ci sono 68 euro di spese accessorie che non si sa che cosa sono, ci sono 20 euro di ingiunzione, spese postali, ossia da una parte c'è la sorte e da una parte ci sono tutte queste altre voci. Il ragionamento potrebbe riguardare altre tasse, quelle molto più alte, per cui dice io ho un debito, perché il condono ha un effetto e un'efficacia, perché da una parte può essere considerato non giusto, perché dice io già ho pagato e tu paghi dopo e paghi la stessa cifra mia, però da un'altra parte è giusta, perché quel cittadino che non ha pagato e che adesso che la cifra, e non è il caso di questa ingiunzione, è un caso più in generale, se la vede triplicata, se non ha pagato prima non paga nemmeno adesso, con grande danno per l'erario e grande danno anche per il cittadino. Allora a quel punto è una buona situazione che chi mette le tasse le prende senza oneri accessori, e qui facciamo un altro ragionamento, e chi invece le paga, che se le dovesse pagare per intero con tutti gli oneri non potrebbe pagarle, in questa situazione potrebbe pagarle, è un incasso in più per l'amministrazione o per il governo. Il problema che ci può essere a Civitavecchia è di natura diversa, perché nel
discorso a livello nazionale, Equitalia, ente di riscossione, è un ente che si può dire quasi dello Stato, è un ente privato, per cui i rapporti sono collegati a dei ragionamenti che possono fare internamente. A Civitavecchia, qui è un altro errore del passato, c'è un ente di riscossione post tributi che a parte che ne può fregare, ecco, me. Parola semplice. A parte che i suoi soldi li vuole. A parte che è quello più esoso, che nel suo contratto ha, e questo è da verificare, ho chiesto il contratto, che le indennità di mora, alcune altre voci sono spettano a lui, non spettano all'amministrazione in questo contesto. Allora, in questo discorso, ecco perché, e qua ha ragione la Tuoro, dice bisogna che facciamo i conti anche con post tributi. Però a quel punto alla Tuoro bisognerebbe dire: ma perché c'è post tributi? E la Tuoro risponderà: perché ce l'ha messa di lei? E ristiamo un'altra volta da capo. E lui risponde: ma perché una torta? È la favola di Cappuccetto Rosso. Va bene, grazie a Roberto Melchiori, ovviamente questo è un argomento che sarà tema dei prossimi 90 giorni su questa cosa. Nel frattempo arrivano continuamente le ingiunzioni a tutti, consiglio qual è? Prenderle, non pagarle, non prenderle? Aspettare qualche giorno, io adesso farò un intervento proprio presso la Tuoro a dire: guarda, date delle indicazioni precise, perché qualcuno potrebbe essere portato a pagare quando invece potrebbe usufruire di questo condono. L'amministrazione non può fare due pesi e due misure, deve dire le cose chiare, precise, deve dire: io entro nel condono queste persone con queste cose, eccetera. Non è che l'amministrazione si può mettere di fare le cose come dicevamo una volta, insomma. Questo lasciamo perdere. Chiudiamo così. Buonasera e grazie. Buonasera a tutti.